La giornata. Cosa c'è da sapere? Fumata nera al primo scrutinio per il Quirinale, 672 schede bianche. Draghi sonda i partiti per capire se ci sono le condizioni per un'intesa della maggioranza. Ma la trattativa sul Premier si complica e sul tavolo Salvini-Conte spunta la carta di Franco Frattini. Oggi si ricomincia alle 15, a mezzogiorno il voto per scegliere la deputata Sessa, grande elettrice numero 1009. Venti di guerra in Ucraina, in allerta 8.500 soldati americani. Biden chiama gli alleati in Europa. È martedì 25 gennaio e io sono Laura Pertici. Questa è la giornata di Repubblica. Passiamo alla votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 83, terzo comma, della Costituzione, che avrà luogo a scrutinio segreto per schede. A metà pomeriggio Letta fa sapere che l'incontro con Salvini è andato molto bene. PD e Lega offrono un inedito comunicato congiunto. Si lavora su alcune ipotesi. Il faccia a faccia si svolge negli uffici del Carroccio alla Camera. A Montecitorio è in corso la prima chiama. Sono ore di trattative febbrili. Salvini riservatamente in mattinata parla anche con il Premier Draghi, che poi vede Conte e quindi Letta. E poi più tardi Salvini incontra Giorgia Meloni. Dopo Letta, ecco Conte sempre con Salvini e poi con Tajani. Berlusconi dal San Raffaele di Milano fa capire ai gruppi forzisti che al momento opportuno darà indicazioni sulla partita e che è in stretto contatto con il leader della Lega. Tutto questo è quello che si vede. Cosa è andato a dire a Draghi? Perché un incontro con Draghi? Buon lavoro. Vabbè, almeno gli incontri come sono stati. Cordiali. È più vicina la soluzione. I nomi l'ha presentata Letta. Buon lavoro. La parte in penombra è l'altro tavolo su cui il capo della Lega decide di giocare, sentendosi finalmente kingmaker. Si accorda con l'ex premier Conte per portare Franco Frattini al Quirinale, ex ministro degli esteri di Berlusconi, forzista, ora presidente del Consiglio di Stato. Perché se Draghi vuole andare al Colle, è il ragionamento, il prezzo da pagare è che il governo torni politico, altrimenti rimanga dov'è. Ma l'ex capo della BCE non può barattare la composizione di un nuovo esecutivo con la sua elezione. Non così e non ora. La Costituzione sarebbe calpestata, quindi l'ottimismo di un pomeriggio di Letta si trasforma in una nuvola nera nella notte gelata di Roma. Cosa accade in aula nel frattempo? Il primo a votare è il fondatore della Lega, Umberto Bossi. Chiede di entrare subito come gli altri grandi elettori che anticipano il proprio turno per ragioni di salute. Lo fa sulla sedia a rotelle. Draghi, un nome che può uscire alla fine, si sbilancia, diretto come sempre. Dopo arrivano i senatori a vita, comincia Elena Cattaneo con le stampelle per la brutta caduta seguita a uno scippo, giorni fa. Non ci sono Giorgio Napolitano, il presidente emerito, né il Nobel Carlo Rubbia. C'è Liliana Segre, 91 anni, emozionata e vera come sa essere ogni volta. Seguono i senatori, poi i deputati, i delegati regionali. 5 ore avanti così, 50 alla volta, al massimo in 200 in aula. Al drive-in dedicato ai positivi al Covid in via della Missione, il primo ad arrivare appena aperta l'urna è, in ambulanza, l'azzurro Ugo Cappellacci, ex governatore sardo. Lì protesta anche la Novax Sara Cunial, gruppo misto, vorrebbe votare con i contagiati, chiama i carabinieri. Il numero complessivo degli aventi diritto è 1.008, perché è deceduto l'onorevole Vincenzo Fasano di Forza Italia. Questa mattina si celebrano i suoi funerali e per questo anche oggi il voto inizia alle 15. I grandi elettori però tornano con oggi 1.009, viene nominata deputata, succede alle 12, la prima dei non eletti del 2018, la commercialista Rosella Sessa, vicina a Mara Carfagna. Domani l'aula è convocata invece per le ore 11. Bianca, Elisabetta Belloni, Bianca, Alberto Angela. Le due coalizioni ieri avevano annunciato scheda bianca, ma alla fine ne mancheranno 200 di voti da centrosinistra e centrodestra. Più Europa Azione invece sceglie il nome di Marta Cartabia, attuale ministra della Giustizia.
La fumata è nera, lo spoglio si chiude alle 21:20, circa un'ora e mezza dopo l'ultimo voto. 672 bianche e 49 nulle, 976 i grandi elettori rispetto ai 1.008 previsti, 88 i voti dispersi. A colorare lo spoglio, una presenza saltuaria di nomi che vanno da Paolo Maddalena, il candidato degli ex 5 Stelle che raccoglie 36 voti, più di tutti, a Mattarella, 16, e Berlusconi. Poi ci sono Belloni, Tajani, Bersani, due voti per Amato, Casellati, Conte e Giorgetti. Qualche boutade da Amadeus a Mauro Corona, ad Alberto Angela, più Bruno Vespa. Matteo Renzi risponde ai cronisti assiepati a Montecitorio. Quando avete raccontato, dice, che Draghi è arrivato a Palazzo Chigi come sconfitta della politica, quella è una cosa non vera. Draghi ci è arrivato grazie a un capolavoro della politica. NDR parla del suo, con il ritiro delle ministre e del sottosegretario di Italia Viva dal governo Conte 2 un anno fa. E oggi Draghi va al Quirinale se c'è la politica, insiste. Che cosa vuol dire? Se c'è un accordo politico, non un concorso a premi. Fuori dal palazzo, l'Economist alza il tiro con questo titolo: il tentativo di Mario Draghi di diventare presidente è negativo per l'Italia e per l'Europa. Conte spiega: se Draghi va al Quirinale, qualsiasi nuovo governo dovrà essere vagliato. La base 5 Stelle vorrebbe essere interpellata con una consultazione online per decidere se entrare o meno nel quarto governo di fila di questa legislatura. Il voto, afferma Conte, potrebbe avere un esito apertissimo. L'obiettivo è preservare la continuità dell'azione del governo, perché noi non possiamo adesso, essendo chiamati a questa grande responsabilità di eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, trascurare però che qui ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che adesso ci fermiamo per tutti questi giorni, tutti concentrati per l'elezione, e dopo ci fermiamo per dei mesi per formare un nuovo governo. Conte, dopo lo spoglio, riunisce la cabina di regia dei 5 Stelle con vicepresidenti, ministri, capigruppo e coordinatori dei comitati. Oggi è un altro giorno, si vedrà. Venti di guerra sull'Ucraina. Il Pentagono ha messo 8.500 militari in stato di allerta in caso la Russia invada Kiev. Lo ha riferito il portavoce John Kirby. La NATO schiera navi e jet. Faremo quanto necessario a difesa degli alleati. Biden valuta l'invio delle truppe e chiama i leader europei Macron, Scholz, Draghi, von der Leyen, Michel e Stoltenberg. L'Europa pensa alle sanzioni. Ma perché siano efficaci ci vuole anche discrezione, dice Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri. È stato un lunedì nero per le borse europee. L'indice Stoxx 600, che riunisce i principali titoli quotati nel vecchio continente, ha chiuso in calo del 3,6%. Sono andati in fumo 386 miliardi in una sola seduta. Milano ha perso il 4%. Pesano proprio le tensioni tra Russia e Ucraina, riflesse sul prezzo del gas. Nell'aria anche i timori di una stretta della Fed, la banca centrale americana. Potrebbe arrivare domani. La giornata è una produzione Jedi Visual per Repubblica. Sigla e musiche Indie Hub Studio.